stilo da palmi per presentare nuovamente un convegno sui social network. Perché questo convegno e qual è l'utilità oggi? E intanto devo dire che è un onore per me essere qui a Stilo ed avere l'opportunità di riaffrontare un argomento molto importante, già trattato da me e anche da altri illustri relatori presso il mio studio di psicologia e psicologia applicata Arco Iris di Palme. Parlare dei social network sotto molteplici punti di vista non può che suscitare notevole interesse, in quanto trovandoci in un momento storico in cui la tecnologia sta sempre più avanzando, bisogna essere ben informati sugli aspetti positivi che sappiamo sono notevoli, ma anche su quelli negativi, soprattutto sugli interventi psicopedagogici da mettere in atto per evitare i rischi che possono correre i giovani e non solo i giovani, dovuto all'uso spropositato dei social network. Frequenti per esempio sono le tecnopatologie, le psicopatologie, le fisiopatologie. E quindi è da tenere presente che internet, social network, smartphone stanno cambiando il nostro modo di pensare e le nostre abitudini anche quotidiane, in maniera radicale purtroppo. Le nostre giornate sono scandite dall'uso di telefonini, tablet, posta elettronica, Facebook, Twitter, WhatsApp, applicazioni di tutti i tipi, SMS, foto, video, computer, portatile. Siamo sempre connessi, abbiamo il telefono a portata di mano, il tablet, il PC nella borsa che usiamo costantemente anche per lavoro. E la rete e i social network sono indispensabili oggi e si sta andando sempre più vertiginosamente verso la disumanizzazione dell'individuo, adulto, ragazzo o bambino che sia. Questa disumanizzazione consiste nella sottrazione della relazione con l'altra persona, dell'affettività e dell'emotività e di conseguenza urge un tempestivo ridimensionamento dell'uso di questi, tra virgolette, distrattori che allontanano dalla realtà attraverso immagini e notizie illusorie, creando falsi sentimenti, dipendenza, privando soprattutto i ragazzi cosiddetti nativi digitali dei dati empirici, ossia dell'esperienza tramite attività corporee, creative, l'utilizzo di strumenti ludici e il rapporto anche con gli altri. Gli effetti benefici di una limitazione o quantomeno un maggiore controllo dei social network saranno più comunicazione all'interno della famiglia, maggiore socializzazione e potenziamento dei rapporti amicali face to face, meno dispersione scolastica e soprattutto estroversione. Quali sono gli aspetti giuridici connessi alla tematica che oggi sta per essere affrontata sui social? Dunque, per quanto concerne gli aspetti giuridici connessi alla tematica che oggi verrà trattata, non può escludersi categoricamente che i due aspetti, i due momenti principali che hanno delle interrelazioni con il diritto penale e processuale penale riguardano soprattutto i rischi e il fenomeno della dipendenza che scaturisce dall'utilizzo spropositato, ai noi, dei social network. In particolare si denota l'estrema unità con cui il legislatore interviene per regolamentare la materia, che giunge solamente nel 1993 con la legge 547, che è la prima legge che discorre di criminalità informatica. Prima d'allora c'erano stati solamente degli interventi legislativi volti a creare un centro presso il Ministero dell'Interno che tendeva a tutelare i sistemi e i dati contenuti negli archivi informatici, o comunque si discuteva molto vagamente e astrattamente di pirateria informatica. Sono degli aspetti interessanti perché con la 547 del 93 il legislatore intende apportare delle integrazioni e delle modifiche al codice penale, ma soprattutto al codice di diritto, prevedendo delle figure delittuose o contravvenzionali nuove che prima non erano sussumibili nelle fattispecie già esistenti. Quindi si concretizzava, se si vuole dire, una violazione sia dell'assioma che ormai è patrimonio della civiltà giuridica già dal diritto penale romano, nullum crimen, nulla pena sine legge, ma soprattutto il principio di tassatività che governa categoricamente il diritto penale. I lavori per le barriere a mare a tutela